Dunque, Friedrich Lenner in realtà è il primo, avevamo detto, è stato il primo ad usare le megadosi. Lui diceva che l'acido ascorbico è la cura più efficace, lui ha sperimentato tutto per conto suo, come vedete ha curato più di 10.000 persone in un periodo di 30 anni con le megadosi di vitamina C. Megadosi, si parla di dosi nell'ordine dei grammi di vitamina C al giorno. Dice l'acido ascorbico è la più sicura e più efficace delle sostanze oggi disponibili per il medico. La cosa importante che dice lui è che ai pazienti dovrebbero essere somministrate grandi quantità di vitamina C in tutte le condizioni patologiche mentre il medico pondera la diagnosi, cioè tu intanto dai vitamina C, poi fai la diagnosi, poi gli dai la cura che ti pare. Come per dire, vedrai che se gli dai la vitamina C quella serve già di per sé. Abbiamo usato dosi massicce di vitamina C su oltre 10.000 persone in un periodo di 30 anni e non abbiamo mai visto effetti collaterali. Abbiamo visto soltanto effetti benefici. Più tardi, diversi anni più tardi, Landon Smith, che è un famoso pediatra americano, dice io ho sempre usato il metodo di Klenner su centinaia di pazienti e mi sono sempre trovato bene e anche tutti i miei pazienti si sono sempre trovati bene. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa che la medicina, tra virgolette, tra molte virgolette ufficiale, fa finta che non esista. Allora, che curava lui? Lui aveva proprio dei suoi schemi, no? Nelle punture di insetti devi dare 12 grammi endovena, nell'esposizione ad insetticidi 10 grammi e intramuscolo ogni 8 ore, nei morsi di serpente. I morsi di serpente, noi diciamo l'antidoto, se noi abbiamo la vitamina C da iniettare, blocca gli effetti letali del morso di serpente, perché è un processo di ossidazione acuto. Nella difterite 10 grammi ogni 8 ore, nella poliomielite 12 grammi ogni 8 ore, in realtà vedremo che sono molte di più, nella pericardite virale 400 mg pro chilo, quindi una persona di 4 kg dovrebbe fare 28 grammi di vitamina C, secondo i suoi schemi, herpes zoster, varicella, morbillo, parotite, eccetera, eccetera, tutto pubblicato. Allora parliamo del 49, 48, 51, 52 sul South Medical Surgery, che comunque è reperibile sui motori di ricerca dell'American Library of Medicine. La cosa più importante che ha fatto Klenner, non una cosa da poco direi, l'esperienza con la vitamina C nella polmonite virale lo convinse che lui poteva usare la vitamina C ad alte dosi in altre patologie infettive. Nel giugno del 49 lui pubblica un articolo in cui parla di 60 casi di poliomielite bulbare curata. La poliomielite bulbare curata con alte dosi di vitamina C per via iniettiva. Non è stato il solo, perché Jung e Blut nel 1937 sul Journal of Experimental Medicine aveva riportato diversi casi di trattamento, anche se questi casi, pure se pubblicati nella letteratura scientifica medica internazionale, non sono stati neanche minimamente sfiorati dall'attenzione dei più. Dice, se la malattia si presenta in forma acuta, la poliomielite, l'acido ascorbico somministrato nelle quantità dovute e in continuazione, per bocca, per via iniettiva, quindi intramuscolo e endovena, conduce ad una rapida guarigione. 250-400 mg pro chilo di peso corporeo ogni 4-6 ore per 48 ore e quindi ogni 8-12 ore. La somministrazione per bocca deve essere
La massima dose tollerata. La massima dose tollerata, ne parlavamo l'altra volta qui, così dopo la conferenza. La massima dose tollerata, allora uno dovrebbe entrare nell'ordine di idee di dare a una persona tipo 20 grammi di vitamina C e vedere se non ci sono effetti collaterali. L'effetto collaterale sarebbe una lievissima diarrea. Questo è il massimo degli effetti collaterali della vitamina C. Se compare la diarrea siamo già alla dose massima tollerata, allora si sta, invece che sui 20 si va sui 18. Se la diarrea non compare si aumenta, 30 grammi, se non compare si aumenta, 40 grammi, la dose massima tollerata fino a quando compare la leggera diarrea. Quindi li riempiva di vitamina C, letteralmente. La polio nella sua forma acuta può essere curata in 96 ore o meno. Prego le autorità di provarla. Inascoltato, perché lui pubblica queste cose nel 49, da notare che Sebin, che ha fatto il vaccino antipolio, ha provato anche lui la vitamina C ad alte dosi, ma ha detto che a lui non gli funzionava. Negli anni 70 viene fuori Irwin Stone.